La classifica si fa preoccupante per il Perticara, che era atteso dal difficile match con il Riccione partito in estate con l'intenzione di essere tra le protagoniste di questa categoria. Invece forse i riccionesi non avevano fatto i conti con altre realtà, tra le quali i cugini dello Sponticciolo. Il Perticara invece non riesce più a vincere e continua a complicarsi dannatamente la vita. Lo fa con una partita dai due volti, bene in fase realizzativa rispetto al solito, male in quella difensiva dove il Riccione approfitta dell'ingenuità altrui. Con l'immagine a cura di Elisa Drudi passiamo al racconto del match. E si parte con Boom Boom Girardi, che lanciato in profondità si presenta davanti a solo Tacchi, che non può far altro che raccogliere il pallone in fondo alla rete. L'attaccante del Perticara non tradisce l'appuntamento decisivo. La risposta del Riccione è immediata. Amati viene contrastato in area di rigore da Magrini. Il replay a cura della nostra Elisa Drudi chiarisce meglio le idee da parte del numero 7. Dal dischetto si presenta Amadei, che spiazza il portiere Balducci ristabilendo la parità in campo. Il Perticara non ci sta, la punizione dell'ex Nova Feta Gregori fa gridare a gol, con la palla che sbatte sulla traversa ascendendo davanti alla linea della porta difesa da Tacchi. Ma nelle ripartenze che il Perticara è devastante. Bomber Girardi serve un delizioso babà da Verardi, quale ringrazia trovando il nuovo vantaggio 2-1 per i padroni di casa, che credono a questo punto nell'impresa, soprattutto quando a Verardi sarebbe pronto per il tris, ma tra il dire e fare c'è di mezzo Tacchi. Sul versante opposto la discesa di Baide non trova fortuna, e quando Girardi nella ripresa porta a spasso mezza difesa ospite mancando l'appuntamento con la rete che farebbe venire giù lo stadio, l'aria cambia e la direzione sposa la causa ospite. Il Riccione sfiora la marcatura con questa girata di Amadei di poco fuori. Lo stesso numero 11 chiama l'intervento Balducci. È un monologo quello riccionese quando Casadei appoggia in direzione Amadei. Il tiro di quest'ultimo passa sotto le braccia di Balducci, infilando per la seconda volta all'estremo di casa. Siamo a questo punto sul 2-2, ma gli schemi saltano. Balducci in questo caso prende letteralmente fuori aria la sfera. Il replay ci mostra quanto detto, per lui scatta l'ammonizione, ma dalla conseguente punizione nasce gol partita riccionese, ancora una volta decisivo Amadei per il 3-2 che sa di sorpasso a questo punto definitivo. Riccione che subito dopo il gol rimane in 10 unità. Cardini va via Franceschetti, numero 10 cade a terra, ma forse ha un getto di reazione che lo porta a lasciare anzitempo il rettangolo da gioco, cartellino rosso per lui. Da punizione viene sfiorata la marcatura con la sfera che si accomoda di un nulla sul fondo. L'ultimo tentativo arriva per opera di Averardi, ma Tacchi salva il risultato. Il Riccione si impone tra qualche polemica in quel di Perticara per 3-2, portandosi a metà classifica. Per il Perticara si fa sempre più dura, anche se oggi la squadra ha dato veramente tutto.